Tutto bene? Sì, sì, benissimo, grazie. Mia madre deve farci un segnale quando la cerimonia sta per iniziare. Non ci dovrebbe essere la sposa per iniziare? Non preoccuparti, ci sarà la tua sposa. Ecco, dovremmo esserci. Ma tutto, signore? Sì, tutto. Tutto quanto. Voglio che siano tolti i fiori, le vivande, le decorazioni. Non ci sarà nessun matrimonio oggi. La principessa è malata, Altezza. Esatto. Potremmo proprio dire che è malata. Niente di serio, mi auguro. Si rimetterà presto. Prestissimo, con le cure appropriate. Riportate tutto nelle cucine. Coraggio, faccia quello che ho detto. Altezza, un giorno si celebrerà il matrimonio. Sì, naturalmente. Non appena sarà guarita la principessa, il matrimonio verrà celebrato. Fate sparire tutte le decorazioni. Sbrigatevi. Sì, Altezza. Sì, la cerimonia sta per iniziare. Voglio che lei mi chiami nel momento in cui verrà pronunciato il sì. Sono stato chiaro, Mustafa? Chiarissimo, Altezza. Principe Omar, devo parlare con lei. Che cosa c'è, Ahmed? È per la principessa, Altezza. Lei non è più la sua Leila, signore, non è più la donna che ha conosciuto fino a qualche giorno fa. Ahmed, adesso mi sembra che stia esagerando un po'. Lei è la donna di sempre, deve credermi, e diventerà presto mia moglie. Ora sappiamo che ha già un marito in America. Il suo nome lo è so Ridge. Come si chiama? Ridge Forrester. Lei crede che quell'uomo l'ami ancora e la stia aspettando? È convinto che sia morta. Giusto, Ahmed. Morta. Cosa farebbe, secondo lei, un vedovo addolorato? Piangerebbe la perdita di sua moglie. Quell'uomo non lo fa. Ha già ripreso a vivere la sua vita. Quindi è meglio per tutti quanti che non sappia la verità. Né adesso, né mai. Continuano a tenerci separati. Finalmente posso rivedere il tuo viso. Dove sarai questa notte? Vorrei saperlo. Credi, da quando mi è tornata la memoria non penso che a te. E mi manchi tanto. Giuro che sono davvero disperata, tesoro. Sei pronta, Brooke? Sì, sono pronta. Beh, ci siamo, amico. È il grande momento. Fatti coraggio. Comincia lo spettacolo.
Kinder fetta al latte. È la merenda con tutta la freschezza del Banco Frigo. Ed è fatta con tanto latte, l'alimento più completo. Che fame! Anch'io! C'è anche per noi! C'è per tutti! Kinder fetta al latte, quel latte in più che completa la merenda. Adesso cuccia. Ciao Kaori, volevo ridarti questo. I miei libri. Ciao Luca, mangi con noi. Formaggio, verdure. Grazie, ma dovrei... Neanche se è Filadelfia. Morbido, fresco, cremoso. Il gusto di Filadelfia è così unico, ma così unico che... Filadelfia, così unico da dimenticare tutto il resto. Kraft, cose buone dal mondo. Ai 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 ai. Le compresse effervescenti Dental in Chiodosan assicurano un'igiene completa, ma non solo. La loro azione, disinfettante e antiplacca sulla protesi, aiuta a prevenire le infiammazioni, il tartaro e a rinfrescare il cavo orale. Dental in Chiodosan, D come disinfezione, I come igiene. Il 14 maggio restituisci alla tua mamma un po' dei baci che ti ha dato. Festa della mamma. Un bacio è qualcosa di più. Profumoso? No. Frescoloso. Margheritoso. Favoloso. Fabuloso. Il detergente profumante. Cristina Guerra commessa. Pesa 63 kg. Per tre settimane il suo pasto di mezzogiorno sarà due barrette al cioccolato di peso forma. Allora, Guerra, dopo tre settimane, com'è andata? Bene, peso forma da soddisfazione. Lo mangi e ti senti piena. È buonissimo, sa di cioccolato. Io sono golosa, mi piace. Alla sera mangio un po' di tutto, come da piano peso forma. Ce l'avrà fatta? Il peso è 57. Ha perso 6 kg. Bravissima. Peso forma. Perdi peso e resti in forma. Dior Svelte. Un processo anticellulite senza precedenti. Risultati spettacolari. Dior Svelte, la rivoluzione anticellulite. Secondo me la pubblicità va bene, ma solo se non ci vuole vendere del fumo. E così io ho deciso di vendervi profumo. Spiego. Gran biscotto Rovagnati, lo si riconosce dalla firma e affettandolo dal profumo. Sì, un profumo così intenso, perché, spiego, il signor Rovagnati durante la cottura arricchisce il suo gran biscotto con una ricetta di aromi segreta e inimitabile. Fine pubblicità. Peccato. Rovagnati, il profumo, il sapore, la firma. Attenzione, impegno, concentrazione. Le grandi sfide di ogni giorno hanno un grande protagonista, la tua mente. Acutil Fosforo è un aiuto per la tua mente. Contiene fosforo ed altri principi attivi utili alle cellule cerebrali. Ogni giorno, quando vuoi dare il meglio, Acutil Fosforo, per la tua mente e la tua concentrazione. Acutil Fosforo, un aiuto per studiare, per pensare, per dare il meglio. È un medicinale, usare con cautela. Qualche mamma dice che ci sono tante merendine più o meno come Kinder Brioche. Basta rinunciare alle proteine del latte, a un pan di Spagna soffice, a un nutrimento fidato. Insomma, a Kinder Brioche. Forse potrei risparmiare, ma perché togliere a mio figlio un pan di Spagna lievitato naturalmente? Una doppia farcitura con buon latte. Un nutrimento importante per i ragazzi, garantito da Kinder. No, io non rinuncio alla qualità. Io mi fido di Kinder Brioche. Ci cantavi che crescevano? Io sì, anch'io, e senti che sapore? È il sapore dello yogurt. Sì, però è diverso. A pensarci bene, sa anche un po' di albero. Sì, la natura di Yomo la senti dal sapore. Con Yomo idee vive da collezionare. La maglietta e il cappellino di fiorucci che si colorano al sole. Se io e te saremo i più infelici di questa terra, dipende solo da te. L'amore. Pensavi di conoscerlo, l'amore. Per il tuo bambino, per tuo marito. E allora, questo amore, improvviso ti brucia il respiro. Ferma il tuo cuore. E sai, tu sai, perdere tutto per amore. E di amore morire.
In questo inferno troppo vicino al paradiso. Il grande fuoco. Stasera 20:40. Canale 5. Manco da tanto tempo. E Riggi crede che sia morta in un incidente aereo. Che genere di vita facevamo insieme? Tu sei impresso nella mia memoria, ma il resto è ancora avvolto in un buio totale. Tutto il mio passato con te. Non so chi sei, Ridge Forrester. Ricordo vagamente che mi trovavo su una spiaggia, da sola, cercando di dare un senso alla mia vita. Poi sei arrivato tu. Mi avevi seguito fin là. Non avevi rinunciato a me. È stata una splendida giornata. Credo che abbiamo fatto tutte le attività possibili su quest'isola in un solo giorno. No, non tutte le attività. Non se ne parla. Ma io intendevo le immersioni subacquee. Scusami, ho frainteso. Allora, ho superato l'esame? Sono una degna compagnia? Mi sembra di rimanere nei limiti della correttezza. Sei stato un gran bravo ragazzo. Ce l'ho messa tutta. Lo so. Ti faccio una domanda. Vuoi che resti qui con te o devo ripartire questa sera? Se io ti dico di restare, mi prometti di non oltrepassare i limiti? Potremmo essere buoni amici in questi giorni. Tu non sei una mia buona amica, e forse non lo sarai mai. Ma tu non hai ancora risposto alla mia domanda, Luce, e io voglio una risposta. Vedi, dottore, tutto quello che ho fatto nella mia vita è stato grande. I vestiti che ho disegnato, le poesie che a volte ho creato, le cose che spesso ho detto, erano tutti il risultato di una grande ispirazione. Questi pochi giorni passati qui insieme a te sono stati qualcosa di eccezionale e mi hanno fatto capire che sei una donna straordinaria con la quale vorrei vivere in eterno. Ecco quello che provo per te. Nel mio mondo certi sentimenti si provano, Taylor. Nel tuo si analizzano, invece. Questa volta, però, questa volta almeno, credo che dovremmo fare a modo mio. Se questo Ridge Forrester sapesse che sua moglie è ancora viva, sicuramente... No, amico mio. Le posso assicurare che gli complicherebbe la vita. Con tutto il rispetto, Altezza, se quell'uomo è davvero il marito di Leila, non può averla dimenticata, non può averlo fatto. No, certo, se non ci fosse un'altra donna. Un'altra donna? Sì, Ahmed. Non soltanto si è innamorato di un'altra, ma in questo preciso momento la sta sposando.
marito della principessa sta sposando un'altra donna. Ma ne è sicuro, Altezza? Sicurissimo, Ahmed. Mustafa è presente alla cerimonia. Creda, là non è rimasto niente per Leila. Dobbiamo aiutarla a farsene una ragione. E lei è la persona più indicata a farlo. Niente può farle cambiare idea. Niente ormai. Io la sto pregando di aiutarmi, Ahmed. Ma in che modo? Deve farle capire che è assurdo continuare a rifiutarmi. So che non vuole farle del male, perché la ama troppo. È vero. La amo da impazzire. E non posso lasciarla andare. Io non voglio farla tornare da quell'uomo. Sto cominciando a ricordare tutto. Dettaglio su dettaglio. Tutti i momenti insieme a lui. Mi sembra impossibile. Mi sembra impossibile. È un paesaggio surreale. Surreale. Sì, è vero, qui tutto è surreale. Beh, non proprio tutto. Sai, sono un po' confusa, Rich. Non capisco più niente. Ti posso fare soltanto una domanda? Puoi farmi tutte le domande che vuoi. Ma tu non metterti sulla difensiva. Se tu prometti di non attaccarmi. Prometto, è solo una domanda. Perché hai deciso improvvisamente di venire qui? Volevo fare una vacanza. Taylor, sapevo che eri su quest'isola e questo mi ha spinto a venire. Perché avevo bisogno di... Sai, negli ultimi giorni mi sono reso conto di quanto certe persone possano essere importanti. E giuro che mi sembra tutto così chiaro ormai. Ma mi vorresti dire di che cosa stiamo parlando? Beh, stiamo parlando di te. E del ruolo che hai nella mia vita. Io vorrei che avessi un ruolo sempre più importante. Veramente. Io vorrei tanto che tu diventassi mia moglie. Oh, Rich. Mio adorato Rich. Oh.
cosa ci riserverà il futuro? Yomo con albicocca e Yomo con fragola. Piccoli particolari sempre più precisi del suo passato, della sua vita e di se stessa. Ed è per questo che adesso lei non ha più nessun desiderio, nessun interesse di sposarla e diventare una principessa. Si può sapere perché mi sta dicendo queste cose? Perché il vostro matrimonio è impossibile. Nessuno riuscirà a convincerla a sposare lei. Anche se decidesse di torturarla, so che Leila non cederebbe. Ha una volontà di ferro. Morirebbe pur di fuggire da questo palazzo. Lei deve chiamare Mustafa e dirgli di impedire il matrimonio. Eccellenza, pensi a Leila. Sa che il suo posto non è qui con lei, sa che il suo posto è nel suo paese, con un altro uomo. E non potrebbe perdonarla se non cercasse di impedire a suo marito di risposarsi. Non la perdonerebbe mai. Se lei l'amasse sul serio, con nobiltà e con onore, lei dovrebbe dare l'unica cosa che vuole al mondo, e quello che vuole eccellenza è suo marito, l'uomo che ama da tanti anni. Chiami Mustafa, gli dica di fermare il matrimonio. Lo faccia per Leila. Io, Ridge Forrester, prendo te, Taylor Hamilton Hayes, come mia legittima sposa. E prometto solennemente davanti a Dio e davanti a questi testimoni di essere un marito devoto, fedele e di amarti per sempre. Nel bene e nel male. Nella gioia e nel dolore. Nella salute e nella malattia. Nella salute e nella malattia. Fino a che morte non ci separi. Può baciare la sposa. Io ti prometto, caro Luigi, io ti prometto che un giorno tu mi bacerai di nuovo. Un giorno tu bacerai di nuovo la tua sposa. Carissimi sposi, siamo qui riuniti oggi alla presenza di Dio e in questo magnifico scenario per celebrare insieme il vostro matrimonio. L'unione fra un uomo e una donna che si giurano a vicenda amore eterno. Credo che sia la cosa più bella del mondo, vedere due persone che si promettono fedeltà davanti alle loro famiglie, ai loro amici e davanti a Dio. E gli rendiamo onore in questo santo giorno, implorando la sua benedizione su Ridge e Brooke, che sono pronti a tener fede al loro amore, finché morte non li separi. Ridge, quanto devi avere sofferto. Non è giusto, amore mio. Troppe tragedie nella tua vita. Ma non mi hai perduto. Sono viva. Devo riuscire ad andare via da qui. Devo tornare subito da te. Ferma! No! Lasciatemi! Lasciatemi! Fermi! Lasciatemi andare! Che lei cosa non si muove di qui! Lasciatemi! Toglietele le mani di dosso! Mettetela! Deve restare nella sua stanza! Basta! Mia signora, le hanno fatto del male. No, sto bene. Perché lottava contro le guardie del palazzo? Io devo riuscire a scappare da qui. E le sue nozze? Non ci saranno nozze, niente nozze. Ma che cosa dice? Il vostro adorato principe è un mostro. Ha scoperto chi sono da settimane e me lo ha tenuto nascosto. Non è vero, non è possibile. È scritto tutto qui dentro, in questo incartamento.
Ho un marito in America che pensa che io sia morta in un incidente aereo. Devo fargli sapere che sono viva, ma il principe Omar me lo impedisce e mi tiene prigioniera qui. Mi ascolti, lei l'ha gravemente offeso e lui è furioso, ma non è un essere malvagio. Lui l'aiuterà, Leila. Il principe Omar l'aiuterà non appena la sua ira si sarà calmata. La prego, Altezza, faccia quella telefonata. Fermi quelle nozze prima che sia troppo tardi. La prego, Altezza. Per Leila. Per Leila. E gli rendiamo onore in questo santo giorno, implorando la sua benedizione su Ridge e Brooke, che sono pronti a tener fede al loro amore, finché morte non li separi. Questo è un giorno di trasformazione, poiché Brooke diventa una moglie e Ridge un marito. E insieme formano una famiglia. E l'amore che li univa alle loro famiglie, ora li unirà l'uno all'altro. E ciò che insegneranno ai loro figli è ciò che hanno imparato dai loro genitori. E come essi sono uniti, così lo sarete voi. I fratelli, le sorelle, i genitori sono qui non solo per assistere a un matrimonio, ma per celebrare il legame che vi unisce tutti. Poiché la promessa che si scambieranno Ridge e Brooke si riflette su tutti voi. Quindi quest'uomo e questa donna, prima di scambiarsi la promessa d'amore eterno e fedeltà, chiedono a ciascuno di voi di aiutarli a mantenerla. Se qualcuno ha qualcosa contro questa unione, che parli adesso o taccia per sempre. Datemi gli anelli. Cambiandovi questo simbolo di unione e di salvezza, tu Ridge e tu Brooke resterete legati finché le vostre anime immortali non verranno richiamate nel regno di Dio. Brooke Logan, vuoi prendere quest'uomo come tuo sposo? Lo voglio. Mio adorato Ridge, il nostro amore è stato come l'oceano che è davanti a noi. È stato a volte tempestoso e a volte calmo. Negli ultimi 7 anni abbiamo superato il succedersi delle maree per ritornare finalmente l'uno all'altra. E oggi io ti offro tutta la mia adorazione, nei giorni bui e nei giorni sereni. E come il mare, io ti cingerò in un abbraccio e ti sosterrò sempre. Fino alla fine dei nostri giorni su questa terra. E vuoi tu, Ridge Forrester, prendere questa donna come tua sposa? Lo voglio. Brooke, il nostro amore è stato come queste montagne che ci sovrastano. Attraverso gli anni esso è stato illuminato dalla piena luce del sole e avvolto dalle nebbie. Ma benché a volte nascosto, non si è mai spento.
immutabile, forte e tenace. Io sono come le fondamenta su cui potrai edificare il tuo futuro. Il mio amore per te è solido e inalterabile, come questa bella montagna. E quest'oggi ti prometto di proteggerti, di sostenerti e di darti forza per il resto dei giorni della nostra vita. Con queste parole vi siete reciprocamente uniti nella carne e nello spirito, alla presenza di Dio e di coloro che sono qui raccolti. Ridge Forrester, Brooke Logan, per i poteri di cui sono investito, vi dichiaro ora marito e moglie. Puoi baciare la sposa. Mustafa, sono il principe Omar. Altezza, la stavo per chiamare. Ridge Forrester ha sposato Brooke Logan. Il matrimonio ha appena avuto luogo. Ha sentito, Altezza? Sì, ho sentito. È una bella notizia, no, Altezza? Mustafa deve far subito ritorno in Marocco. Cosa c'è, Altezza? Che cosa è accaduto? È troppo tardi, Ahmed. Ridge Forrester si è sposato.